due motivi che ci rendono di orgoglio, ci rendono come città di Monte Sant'Angelo e come cittadini. Approfitto per salutare i presenti, poi lo farà ufficialmente il sindaco, ma lasciato lo farà anche a me, il dottor Dino Maira, Berardino, detto Dino Maira, professor dottor Dino Maira e professor Gargiulo, che sono con, mezzo a noi questa sera per, come stavo dicendo, per due motivi particolari. Il primo è quella presentazione del libro che insieme molti di noi, compreso me, dico, abbiamo più volte avuto il piacere di nelle varie trasmissioni che sono state presentate, in particolare quelle di Elisir, la presentazione del contenuto del libro. E quindi la presenza del professor Gargiulo, che ringrazio per aver accettato da parte del nostro concittadino di Novaio la sua presenza, ci rende particolarmente felici. Dall'altra parte l'altro evento, l'altra circostanza è il riconoscimento della civica benemerenza. Come poi dirà il Presidente del Consiglio, il nostro statuto prevede il riconoscimento di due onorificenze, la cittadinanza onoraria e la civica benemerenza. Oggi ci accingiamo a consegnare questo riconoscimento che il Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo ha deliberato all'unanimità il 24 giugno, d'altronde parentesi del giorno di San Giovanni, quindi, e che io personalmente devo ringraziare tutti i consiglieri che hanno votato favorevolmente, quindi all'unanimità, questo riconoscimento. La presenza del nostro concittadino che è con noi, il professor Dino Maira, come dicevo, ci riempie di gioia e di orgoglio. Perché? Noi montanari, quelli che noi continuiamo ad abitare qui, siamo contenti di sentire le belle notizie. Le belle notizie sicuramente sono quelle che hanno coinvolto il nostro concittadino e la sua attività di studioso, di medico e di ricercatore. Tante volte ci diciamo, noi in Monte Sant'Angelo, tante cose, invece queste notizie dell'attività che rendono onore alla nostra città ci fanno veramente piacere. E quindi ci danno, io dico, anche lo stimolo, ancora di più, a continuare a lavorare per questa città che da secoli, tante generazioni si sono adoperate affinché la nostra città sia sempre al massimo della visibilità. Ieri abbiamo concluso una 2 giorni che questo patto che abbiamo sottoscritto in un'altra 2 città UNESCO, riconosciute da UNESCO per la città di Andria come Castel del Monte e Alberobello, in un patto che, come diceva molto bene l'assessore alla cultura della regione Puglia, la professoressa Silvia Godelli, sono beni di eccellenza della cultura. Ecco, noi stiamo facendo questo, attività, quindi ci ha stimolato a continuare su questi argomenti. Noi stiamo facendo questo, dopo aver presentato libri di filosofia, libri di storia, oggi stiamo presentando non queste tematiche, ma stiamo presentando un libro di un'esperienza scientifico-medica. E questo ci riempie quel bagaglio di conoscenze e di cultura che abbraccia tanti campi. Quindi stasera sentiremo questi interventi che sono previsti e io penso di non aggiungere altro. Passo quindi la prima parte della presentazione sarà quella del libro. Quindi io passo la parola al professor Gargiulo, che meglio di me e più compiutamente presenterà il libro e chi insieme a lui l'ha presentato e lo ha scritto. Il professor Gargiulo, che tutti conoscete ultimamente come presentatore della RAI, ma fondamentalmente un medico anche lui, e quindi insieme, in sintonia
hanno potuto realizzare quella sinergia che ha portato a qualcosa di molto bello anche dal punto di vista della comunicazione. E quindi aspettiamo da voi questa presentazione. Ed è bello il titolo, Benedetti il giorno che ti ho incontrato. Allora, professor dottor Gargiulo, qual è stato questo benedetto giorno che ti ho incontrato? Grazie. Grazie a tutti. Benedetto il giorno che ti ho incontrato ha una storia lunga, ha la storia dell'incontro intanto che c'è stato fra me e Dino, perché in realtà sottende a questo titolo l'incontro che c'è stato fra noi due, un incontro nato in televisione, in uno studio televisivo, e portato avanti con un'amicizia che ormai è pluriennale, un'amicizia vera, quelle dove le persone non riescono a frequentarsi tanto perché lui è a Bologna e io sono a Roma, ma dove io so che se alzo il telefono e chiamo Dino e ho bisogno di qualcosa, lui interrompe qualunque cosa stia facendo e mi risponde. E contemporaneamente la stessa cosa succede quando Dino, le rare volte che Dino mi cerca, io sono sempre pronto e disponibile per lui, perché l'amicizia tra noi è una cosa molto bella, perché Dino, non voglio fare un panegirico di Dino Vaida, però Dino è veramente una grande persona e ha dentro di sé soprattutto una cosa importante, che è l'umiltà e la consapevolezza di quello che vale, quindi può permettersi il lusso di essere umile perché sa perfettamente quello che vale, e questo devo dire che è un bene prezioso in una persona. Ed è un bene prezioso perché io, che faccio il medico di famiglia, ogni volta che mi confronto, e ci ho confrontato ormai penso con tutti gli specialisti, con tutti i professori veri e professori solo dal titolo, insomma ogni volta che un medico di famiglia si confronta con uno di loro ha un minimo di sudditanza psicologica che è chiaramente derivata dal fatto che ti trovi di fronte a qualcuno che ha una competenza verticale, una competenza profonda, quindi sei un attimo magari impacciato. Continuo, questo non succede, non è mai successo, e scherzosamente possiamo anche non essere d'accordo o mandarci a quel paese. E quando abbiamo scritto il libro forse ci siamo andati una volta a quel paese, perché in realtà io vengo da una cultura medica che è quella che diceva che l'ulcera gastrica e la gastrite dovevano essere trattate con farmaci per lunghissimo tempo, dovevano essere trattate magari con un intervento chirurgico, fino a che non abbiamo capito, grazie agli studi cui ha partecipato anche Dino Vaida, che questa non è altro che una malattia infettiva. E allora io direi, partiamo da là, perché benedetto il giorno che ti ho incontrato e anche benedetto il giorno in cui tu, Dino, hai incontrato Enrico Batter Pilori. Ci racconti un po' che cosa succede nel nostro stomaco? Allora, intanto ringrazio tutti. È un grandissimo onore per me essere qui. Io ho vissuto qui, come tutti voi sapete, ho fatto 18 classi qui. Quindi sono veramente emozionato e felicissimo in assoluto, penso che la cosa che in assoluto mi abbia colpito, e vi garantisco che non più tardi di 3 anni fa ho parlato nel podium dove è stato eletto Barack Obama a Chicago e ho parlato davanti a 18.000 persone, però credetemi se vi dico che sono più emozionato adesso che quando ero a Chicago davanti a 18.000 persone. Volevo farvi vedere due diapositive, ma non vi preoccupate, non parlo di medicina. Come faccio a dire? Eccoci. Questo è il batterio. In realtà non ci credevo assolutamente a questo batterio. Come molti di voi sanno, io mi sono lavorato a Bologna, poi sono espatriato a Londra nel 1986 e sono stato 4 anni a Londra. Il mio capo inglese mi ha costretto a studiare questo batterio e io non lo ringrazierò mai abbastanza. In quell'epoca veramente eravamo pochissimi. E tra questi pochissimi c'è chi, tra virgolette, ha preso il premio Nobel. Perché questo batterio? Questi sono i due signori che hanno preso il premio Nobel. Questo con i baffi si chiama Barry Marshall e l'altro si chiama Robin Warren. Barry Marshall, io lo dico sempre ai miei studenti, posso farmi vedere. Io faccio lezione ai ragazzi del terzo e del quarto anno e di solito dico non vi preoccupate, anche se non avete la media del 30 avete qualche speranza. Perché è questo signore che voi vedete qua, appunto, che si chiama Barry Marshall, si vede a metà, aveva la media del 18 e ha beccato il premio Nobel. Ha beccato il premio Nobel perché non ha utilizzato il cervello e si è fatto, tra virgolette, guidare da questa mente eccelsa,
somiglia molto al papà di Pinocchio, dell'amico e collodi, Mastro Geppetto. Questa teca cranica, qua dentro ci sono dei neuroni megagalattici, perché questo non è un dottore, questo guarda nel microscopio e l'intuizione è stata di questo dottore. Ben Marshall voleva lavarsi in medicina e chirurgia, ha bussato alla porta di tutti i professori per trovare la tesi. Quello che succede adesso? A Bologna si arriva un mio studente, mi dice: prof, voglio la tesi, io gli dico: che media c'hai? Se mi dice che c'ha la media del 21 o del 24, dico: perfetto, puoi fare l'ortopedico, puoi fare il dentista, ma lascia perdere la professione medica. Esattamente quello che è successo a Ben Marshall. Lui ha bussato alla porta di tutti i professori, quando hanno visto che aveva la media 18, ha detto: no, tu non puoi fare il dottore, vedete che deve essere lì. L'unico che gli ha risposto di sì è Robin Wall. Perché gli ha risposto di sì? Perché ha capito che Ben Marshall aveva, perdonatemi il termine, poco cervello e poteva essere guidato. Ed è stato esattamente così. Questa scoperta è dovuta al fatto che lui si è dimenticato leggiare andando a fare surf sull'oceano, è tornato da Robin Wall dicendo: prof, mi dispiace, mi sono dimenticato leggiare e quindi mi sono giocato la mia laurea. E il grande Robin Wall, come vi dicevo, con questa mente eccelsa, è riuscito a identificare questo battello. Mi passi la diapositiva. E questo è il premio Nobel perché è importante? Perché onore al merito, Ben Marshall e Robin Wall mi hanno riconosciuto come fra i primi 10 al mondo e in Italia, e in Europa siamo solo in 3, e quindi ho la nomination nel premio Nobel di quello che in assoluto ha contribuito di più al mondo su questo batterio. Ancora un attimo, per favore, giusto per dirvi che diavolo dà questo batterio, già dalla gastrite, dall'ulcero. E questa è una cosa molto importante, perché come vi diceva poc'anzi Carlo, prima ci si operava di ulcero, adesso invece si guarisce una volta per tutte. Qui abbiamo il nostro Presidente del Consiglio Matteo Sarastana con pediatra. Questo batterio ce lo prendiamo dalle mamme quando siamo piccini, quando con la punta della lingua ci assaggiano la pappa. Non ce lo pigliamo con i rapporti sessuali, non ce lo pigliamo con i baci e con gli affetti. Questa è la prima notizia. La seconda bella notizia è che una volta che lo tiriamo via siamo a posto per 50 anni. E l'altra brutta notizia è che purtroppo questo batterio è collegato al tumore dello stomaco e alla stessa stregua del fumo per il cancro del polmone. Quindi il fumo sta al cancro del polmone come questo batterio sta al cancro dello stomaco. Questo è il motivo, e questa è una notizia che vi do in anteprima. Prima di Natale a Bologna facciamo lo screening del quartiere Santo Stefano, 42.000 persone, e facciamo lo screening in tutte le persone, un pochino come quello che si fa nel sangue, col sangue occulto per canto del colon, per identificare questo quartiere. Il nostro obiettivo è di tirare via da questo quartiere, e se ne vuole anche da Bologna e quindi da tutto il mondo, il cancro dello stomaco nei prossimi 50 anni. Vai pure. Questo è giusto per darvi l'idea di quello che è lo stomaco, questa è la parte dove si annidia il batterio, ma credetemi, non vi farò una lezione di medicina, vai pure. E giusto per dirvi che, per esempio, perché Napoleone aveva sempre questa manina qui, fa pure comparire la diapositiva. Questo illustre, tanto per cambiare, italiano che ha dovuto emigrare, un torinese, si chiama Roberto Genta, ha dovuto cambiare il nome e farsi chiamare Bob, che adesso è Houston, è riuscito a mettere le mani sui vetrini originali dello stomaco di Napoleone Bonaparte. Puoi farlo pure comparire. E ha, in soldoni, cosa ha scoperto? Vai pure, Carlo. Ha scoperto che Napoleone Bonaparte aveva un'infezione dell'Helicobacter pylori, aveva sviluppato un'ulcera ed era poi sviluppato un cancro dello stomaco. Quindi Napoleone Bonaparte non è stato assolutamente poisoned, come si diceva, avvelenato, ma è morto per il cancro dello stomaco, e questo è il motivo per cui aveva la manina sempre qui sull'epigastrio. Ancora, questo è una mia intervista con Ben Marshall, dove in pratica sia io che Ben Marshall lanciamo l'idea di fare lo screening di massa. Questa è una cosa molto importante, volevo sottolinearvelo, specialmente a voi che non fate, dottori. Per esempio, per la mammella,
Matteo ne sa qualcosa, ma tutti i colleghi qua presenti ne sanno qualcosa. Noi non abbiamo scoperto nessuna proteina, non abbiamo vinto nessun premio Nobel. Cosa abbiamo fatto nel cancro della mammella? Abbiamo fatto uno screening, abbiamo fatto la mammografia alle nostre sorelle, alle nostre mogli a 40-45 anni nell'arco di 20 anni, e Matteo lo ricorda quando ci siamo trovati quanti cancri purtroppo vedevamo, è letteralmente scomparso il cancro della mammella. Stesso dicasi per esempio per il pap test, e le donne più presenti sanno di cosa sto parlando, si identifica la cellulina cancerogena e noi abbiamo la restituzione, ossia la guarigione completa. Cosa voglio dirvi? Che il futuro è la prevenzione. Se noi aspettiamo che questo batterio ci dà l'ulcera, siamo già a un punto di non ritorno. Nel momento in cui riusciamo a prevenirlo, capite perfettamente che riusciremo ad avere gli stessi risultati che sono avuti per esempio per la mammella o per esempio per l'utero o per la cervice. E questo era giusto per ricordarvi da dove sono partito. Questo sono partito da Monte Sant'Angelo e chi di noi. Ormai ci sono, finisco. Questo l'avevo promesso ad Antonio Guerra che gli faccio questa sorpresa, e qui siamo nel gruppo scout che mi ha visto coinvolto per tantissimo tempo e ho costretto mio povero figlio a fare lo scout più a lui dopo avergli fatto delle flebo di pentotal perché non volevo fare lo scout. Questo è quando mi sono laureato, come voi ben sapete ho raggiunto questo risultato, per l'amor di Dio, molto importante, di 5 anni una sessione, però il prezzo che ho dovuto pagare è stato alto, perché all'epoca pesavo 49 kg e si vede dal faccino che ero un pochino smunto, quindi ero un pochino bello spremuto. Dai pure. E di cose strane nella mia vita le ho fatte. In Inghilterra, per esempio, ho fatto le gastroscopie ai delfini, perché i delfini avevano l'ulcera e noi ci eravamo messi nella testa che quest'ulcera dei delfini era dovuta all'elicobarba. E qui, come vedete, abbiamo tirato fuori da questo acquario di Windsor questi delfini, vai Carlo, li abbiamo adagiati sul lettino accarezzandoli, vai pure Carlo, questo sempre quando li accarezzavamo, quando loro giustamente con una coda di pinna tentavano di buttarci nelle vasche perché non gradivano le nostre carezze, vai pure. Qua i due istruttori che chiedono al delfino, queste Lulu, di aprire dolcemente la bocca, ma ovviamente Lulu ha detto col fischio che apre la bocca perché aveva già intuito che diavolo gli stava succedendo, e qui io con un po' di capelli e un po' di barba nera che ancora avevo faccio la gastroscopia con le biopsie del delfino, ma giusto per dirvi che realmente ne abbiamo fatte di cotte e di crude nell'ottica di questo campo di ricerca, vai pure. Ancora bello. Questo è il mio grande maestro, ve lo voglio presentare. Il motivo per cui sono in Italia è perché c'era, purtroppo non c'è più Luigi Barba. Nel 1990 Luigi Barba venne a Londra. Ed è strano questa cosa, perché io ovviamente conoscevo che Luigi Barba era Luigi Barba, non sapevo nemmeno chi diavolo fosse di Novara. Per cui Luigi Barba viene a Londra a fare questa lettura, una lettura molto importante alla società britannica con 3.000 persone. Luigi Barba non sapeva parlare inglese, quindi si era preparata la lettura. Gli inglesi sono un po' spocchiosi, io li adoro, ma li odio nello stesso momento, per cui dopo la lettura l'hanno assalito con domande che Luigi Barba non era in grado di rispondere perché non sapeva l'inglese. Per cui io mi sono alzato nell'aula di queste 3.000 persone, con molta serenità sono andato sul podio e ho detto al professore, professore, mi chiamo Dino Vaira, so parlare l'inglese, se non le dispiace le traduco le domande. Ovviamente Luigi Barba era intelligentissimo, nel momento in cui riusciva a tradurre le domande ha saputo rispondere. Il giorno dopo si è presentato nel mio istituto e banalmente mi ha detto, mi dispiace per te, io ti compro qualunque prezzo vuoi, io ti compro, quindi tu devi assolutamente rientrare in Italia. E questa mente eccelsa che mi ha convinto a rientrare in Italia, e come voi ben sapete purtroppo il povero professor Barba non c'è più. Vai Carlo. Questo è il primo congresso che abbiamo fatto a Bologna, in realtà eravamo a Torre Cambia Sacer, ma non mi dilungo, però credetemi sulla parola se vi dico che qui ci sono almeno 8 premi Nobel, c'era il gota del mondo che veniva
Free of charge significa senza nessun esborso monetario, solo perché con molto umiltà Dino Guardiani chiamava e loro accorrevano. Vai pure. E questo è il nostro grande maestro Matteo Pasquale Sarno, di cui sto parlando, del grande Mario Miglioli, che è il primo allievo di Luigi Barbara, che purtroppo ha avuto una sfortunatissima storia, a cui noi eravamo molto, molto, molto affezionati, e io sinceramente affettivamente sono molto legato a questo grande maestro. Vai Carlo. E questo non poteva essere che mio figlio, che a 2 mesi l'ho immortalato e quindi l'ho, è diventato nel Guinness del mondo, cioè del bimbo, che il più giovane bimbo che leggeva la Lanzetta. Ovviamente io tentavo di dire: Francesco, adesso ti traduco Lanzetta, ma lui non ne voleva sapere, perché era discolo sin da quando aveva 2 mesi. E poi invece ho iniziato a istruirlo, ho detto: adesso questo è le riviste, per favore inizia a tradurre un po' di riviste, perché sarà il caso che tu inizi a dare una mano al tuo papà, e so che adesso mio figlio mi odia. E questo qui, guardate questo, con questo sciarpone, altro non è che Barry Marshall. È la prima volta che Barry Marshall esce dall'Australia. Io ho avuto il coraggio di chiamarlo a Bologna per la prima volta, 1994. Nessuno credeva in lui, noi invece abbiamo creduto in lui. Questa è la moglie, e vi conoscete questo talebano, un pochino con un faccino da talebano, il vostro caro e veramente amato concittadino Pasquale Mazzaroni, che a tutt'oggi lavora con me. E qui vedete invece che rimascia in versione, come dire, vestito a festa con noi, e che quindi ha già tutto un altro aspetto. Questa invece è la mia festa, abbiamo finito la mia festa quando sono stato idoneato a professore ordinario, con tutto il mio gruppo, tutta questa gente, a parte la piccolina, tutta questa gente di grandisco che lavora con me, e a volte mi vuole bene, a volte mi odia, e la maggioranza di loro sono convinti che io sono un negriero, che in realtà gli schiavisti hanno tutto da imparare da me. Così dicono loro, non lo so se è vero. Andiamo per avanti. E queste sono le prime pubblicazioni, li conoscete questi due signori, che sono vostri e nostri e miei concittadini adorati, Matteo Pergura e ancora Pasquale Azzadone. Questa è una grossa rivista di gastroenterologia, l'American Journal of Gastroenterology, ancora una. Ancora un'altra grossa rivista, sempre con tutti e due, ancora, e questo è uno degli studi storici che abbiamo fatti per prima in Italia, andando a cercare l'Helicobacter nei donatori di sangue, proprio perché volevamo dimostrare che questo era un batterio patogeno. Volevo chiudere con questa frase, e poi vi giuro che non parlo più, che questa è una frase che ho rubato al grande Luigi Barba, che diceva: Dio creò il medico, il diavolo, voi lo sapete, il diavolo è invidioso, e quindi cosa si è inventato il diavolo? Si è inventato il collega, e io ancora vi ringrazio con tutto il cuore. Le diapositive continuano, però io mi fermo, perché la cosa bella del mio padre è che gli fai una domanda e non fermi più. Lui arriva fino in fondo, e quindi mi ero preparato tutte le domande, dico: sai come viene che avviene? Domande e risposte, andiamo avanti fino alla fine. Praticamente lui ha già riassunto il libro, la storia della sua vita, raccontando tutte le cose importanti che ci hanno raccontato. Grazie per tutto a tutti di essere stati con noi. Che altro devo aggiungere? Niente di più. In realtà no, devo aggiungere molte cose, perché purtroppo, nonostante tutta la sforza e la fatica che Dino ha fatto e il tentativo di divulgazione che abbiamo fatto insieme, ancora c'è strada da percorrere. Ancora c'è una grossa strada, perché ancora nell'immaginario della medicina l'idea del Helicobacter pylori come responsabile del cancro gastrico, diciamoci la verità, non è ancora passata. Sappiamo che dobbiamo trattarlo per eradicarlo e guarire la gastrite, da l'ulcera, ma non abbiamo ancora capito esattamente che, facendo quest'opera di bonifica, facciamo realmente quella che è una prevenzione primaria del cancro dello stomaco. Questo è un altro messaggio importante che deve passare sempre di più. Dino poi si è dimenticato una piccolissima cosa, e cioè dire che Bologna, il
gli studi fatti presso il suo istituto hanno portato ad una terapia eradicante per l'Helicobacter pylori, che è una terapia sequenziale, quindi una terapia non più legata all'uso contemporaneo di antibiotici, ma a un uso sequenziale che dà dei risultati superiori al 90%, non correggimi se sbaglio, e che è nettamente superiore a qualsiasi altra terapia studiata in precedenza. Questo è un merito ed è un vanto tutto italiano, è un merito ed un vanto tutto bolognese, dobbiamo dirlo a chiare lettere. Anche qua bisogna fare informazione, bisogna farlo conoscere. Noi ci siamo impegnati, siamo andati in giro, abbiamo avuto contatti, siamo stati al congresso dei medici di famiglia in Sardegna, ci siamo mobilitati su tutti i fronti, però è chiaro che ancora una volta bisogna superare alcune barriere. La medicina, ahimè, è fatta di tempi molto lunghi, di onde molto lunghe, quindi dobbiamo cercare di accelerare un po' i nostri tempi per riuscire ad arrivare a quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di non avere più il cancro gastrico, quindi non avere più a che fare con questa patologia, o almeno tutte quelle forme che sono sicuramente di origine patologica. Ancora non dobbiamo dimenticare che c'è un terzo elemento importante: l'Helicobacter pylori è responsabile di un altro tumore dello stomaco, e la terapia di eradicazione dell'Helicobacter pylori porta alla guarigione di questo tumore dello stomaco. Quindi, altro elemento estremamente importante nel capire e nel comprendere che cos'è l'Helicobacter pylori. Ecco il benedetto il giorno che ti ho incontrato, ecco dove nasce il libro, perché io sono convinto, ormai sono tanti anni che faccio divulgazione, però sono convinto di una cosa fondamentale: noi possiamo avere i migliori medici, possiamo avere le migliori medicine, e oggi dobbiamo dire che la scienza medica ha fatto realmente dei progressi dal punto di vista delle terapie, dal punto di vista delle diagnosi, che forse nell'arco dei 500 anni precedenti non si sono avute come nell'arco degli ultimi 30 anni, io direi, perché stringiamo sempre di più. Ma tutto questo non serve a nulla se non lo diffondiamo, se non informiamo, se non ne parliamo, anche con il sacrificio di incontri ripetuti con piccole collettività, con un numero di persone ristretti. Non serve necessariamente la televisione, le grandi casse di risonanza, anzi a volte un incontro diretto può essere ancora più utile, perché voi diventate ambasciatori di una conoscenza che si diffonde poi a macchia d'olio. Ma è fondamentale portare questa conoscenza un po' nelle case di tutti, e soprattutto contrastare tanti errori di conoscenza che nascono da un qualcosa che è utilissimo, ma che se non è usato bene diventa pericolosissimo, come internet e come la diffusione di un'informazione che è, ahimè, senza controllo. Non è il caso di pensare o di immaginare un controllo di questa informazione, ma è il caso di immaginare, di pensare, e io l'ho ripetuto ogni volta che mi sono incontrato con politici a tutti i livelli, è il caso di immaginare, di pensare ad una verifica di questa informazione. Insomma, l'informazione scientifica, soprattutto in campo medico, deve avere un bollino blu, che deve essere il bollino blu del Ministero della Salute. Chi legge quell'informazione sa che lì dentro sono contenute delle nozioni scientificamente corrette e sicuramente verificate. Tutto il resto vada pure sulla rete, ma attenzione, perché se non ha quel bollino significa che non è utile e non serve. Questo è un percorso di cultura che rispetta la libertà di informazione, la libertà di conoscenza, ma soprattutto rispetta la libertà di chi, studiando e lavorando tanti anni, diffonde una conoscenza buona, una conoscenza come quella che Di Novaira sa diffondere e che insieme abbiamo cercato di diffondere anche con questo libro. Quindi il percorso che procede, inizia tanto tempo fa in televisione, procede con questo libro, procede con incontri con la popolazione, e io mi auguro che presto possa procedere con altre iniziative, magari in rete, che siano sempre più precise, puntuali e in grado di fornire l'informazione che voi cercate e che noi vi vogliamo dare, per essere sicuri che contribuiamo a mantenere la vostra salute. In questo senso devo dire che questo è il grazie più grande che possiamo dare a Dino. Grazie. Grazie dottor Bergiuno, il primo intervento del dottor Maia. Io penso che dopo questo libro, Dino, penso che posso dire tranquillamente, nei prossimi libri
pensi che scomparirà quando tu scriverai Nino Vaira tra parentesi Foggia 1955. È vero che è nato all'ospedale di Foggia, però è montanaro a tutti gli effetti, quindi noi speriamo che la prossima volta sì, perché nessuno potrà cancellare la nascita all'ospedale di Foggia, ma nativo di Monte Sant'Angelo, e quindi come tale oggi ti salutiamo e ti saluteremo in seguito. Passo la parola al dottor Sarastano, presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, che porterà il saluto di tutti e la sua conclusione all'intervento. Buonasera alla cittadinanza. Arriviamo a questo momento storico per la nostra comunità. Abbiamo iniziato con l'approvazione del nuovo statuto comunale questo viaggio che negli anni ci porterà a determinare quella conoscenza e riconoscimento di uomini che hanno dato alla propria comunità un valore aggiunto. Abbiamo iniziato lunedì scorso con l'approvazione all'unanimità del Consiglio Comunale della civica benevolenza all'amico di Novara. Per me è stato un onore far votare il Consiglio Comunale riconoscendo a Dino tutto quello che un professionista ad Ovas ha determinato nel corso del suo studio. La sua abnegazione, il suo credo, che inizia nel proprio degli anni Ottanta, ha fatto sì che oggi, con tranquillità, noi parliamo di una patologia che chi non sa e non conosce ha determinato delle sofferenze. Dicevo, il Consiglio Comunale, la storia, probabilmente e sarà anche modificata da scelte che grandi uomini ideologicamente hanno potuto determinare attraverso la stessa patologia nel corso degli anni. Dino parlava di Napoleone Bonaparte, mi è venuto in mente quell'uomo che ha gestito un ventennio nel sistema Italia, che risponde al nome di Benito Mussolini. La storia ci riconosce e sa che era portatore di ulcera del cancro duodenale e che tante sue decisioni storiche erano accompagnate da una sintomatologia acuta. Pertanto non sappiamo se il dottor Marshall avesse anticipato quel tipo di ipotesi e di conferma diagnostica di aretropatello pylori, probabilmente la storia potrebbe aver avuto un suo corso diverso. Dino, ti siamo grati come comunità. Diciamo ai latini, qui con summa tribuere, a ognuno il giusto merito, e nella tua intrinseca capacità di gestire il sapere attraverso il tuo sforzo, la tua applicazione nella scienza medica, hai determinato un miglioramento, una gestione, una qualità di vita nelle nuove generazioni che ti saranno grati. Sembrerà strano, ma una patologia che nel corso dei decenni scorsi ha determinato sofferenza, e chi parla ha vissuto in primis attraverso un genitore la sofferenza acuta, lo stato d'animo, il bonus determinato da questa sofferenza, che determinava dei disequilibri nell'habitat familiare, amplificando nel sociale, nelle comunità, nelle strutture. Possiamo dire che tante generazioni hanno determinato delle sofferenze. Dino, attraverso la conoscenza e il sapere, ha modificato, ha trasformato con intuizione, non semplice, perché non credo che la medicina è una cosa semplice, è il sapere. È il sapere che a sua volta determina quella giusta aggressività del problema, ha determinato la trasformazione di un approccio terapeutico, l'ulcera. Ricordo, Dino me ne era anche parzialmente nelle patogenesi, e chi non è
all'interno del sistema sanitario, del sistema medico, sa quanto si cercava di capire la nox di un'ulcera gastrodenale. Ricordo personalmente l'esame di patologia chirurgica, eziopatogenesi dell'ulcera peptica, ne elencai tantissimi. Probabilmente prese anche una lode con un'elencazione di patogenesi oggi ritenute fasulle, dalla peptica alla nervosa, alla traumatica, all'infiammatoria, alla carenziale, all'anafilattica, alla vascolare. Oggi sappiamo che un germe, Helicobacter pylori, un banale gram negativo, che grazie alla conoscenza e al sapere di uomini, di scienziati, perché noi oggi non parliamo di un collega, parliamo di un ricercatore scienziato che attraverso il suo sapere darà del benessere alle nuove generazioni. Non è un medico, perché anche un bravo medico si confronta quotidianamente con il proprio paziente e può differenziarsi su più o meno diagnosi che possono essere esatte, ma chi ho alla mia sinistra può e sicuramente essere considerato uno scienziato, perché le generazioni future avranno del beneficio immediato in questa terapia sequenziale che sembrerà solo una parola, una dicitura, ma che rappresenta la sterilizzazione di un processo che da medico, come diceva giustamente il mio collega professor Maida, si trasforma, lo sappiamo, essendo uno dei primi cancerogeni della prima classe, questo Helicobacter pylori, come noxa molto probabile di una trasformazione neoplastica. Oggi, grazie alle capacità scientifiche e intellettuali, e ripeto, all'abnegazione dell'uomo di no, oggi abbiamo sconfitto una patologia. Oggi siamo qua come città, come istituzione, come uomini della comunità di Monte Sant'Angelo a ripetere grazie Dino di dare lusso a questa comunità e continua con tuo sapere a crescere, a ricordare un ulteriore miglioramento della qualità di vita di ogni singolo uomo. Grazie Dino. Grazie Presidente. Prima di passare alla fase ufficiale, quindi al riconoscimento da parte del Sindaco e non della città, c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Il consigliere Giovanni Percura mi ha chiesto di portare un saluto come gruppo consigliare, poi l'Avvocato Bettinicchio. Grazie, buonasera a tutti. È molto evidente il mio stato d'animo quest'oggi, questa sera qui. Sono molto emozionato dell'intervenire a questa manifestazione e al conferimento della benemerenza civica al professor Di Novaira. Professor Di Novaira, che non ho mai avuto il piacere di conoscere personalmente dal momento che ho un'età molto, molto bassa, ma che ho avuto il piacere di conoscere tramite i racconti e tramite l'esperienza che ha avuto il mio zio Matteo con il professor Di Novaira, una persona straordinaria, una persona molto umile, come è stato già ricordato, ed è stato per me molto importante all'interno del Consiglio Comunale poter alzare la mano in favore della benemerenza civica al dottor Di Novaira, in virtù dei bellissimi racconti e in virtù delle straordinarie ricerche scientifiche che il professore, il nostro amico, mi permetto di dire, il nostro concittadino Di Novaira, ha dato a noi tutti, a tutta l'Italia e a tutto il mondo, e quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di queste personalità che ci sono a Monte Sant'Angelo, e io spero che questo sia un passo affinché anche altre personalità illustri, così come lo è il professor Di Novaira, possano essere riconosciute per il loro straordinario grado di studiosi e, come diceva il presidente Savastano, di scienziati. Quindi siamo stati molto contenti in Consiglio Comunale di poter dire e di poter approvare la benemerenza civica a un nostro grande concittadino e un nostro grande amico. Prego, prego, avvocato.
qualche intervento in modo tale che anche il clima di quello che si è vissuto in Consiglio Comunale trasparisca attraverso questi interventi. Grazie. Naturalmente è la prima volta che mi trovo fuori dell'ambito comunale. Nel Consiglio Comunale più volte abbiamo avuto possibilità e occasione di riconoscere il merito in vari scienziati, varie personalità di Monte Sant'Angelo nel campo dello sport. Abbiamo un Montanaro che ha conseguito, diciamo, record mondiali nel campo della musica, Ivan Principe, e adesso la volta del professore Palma. Io rimango un po' meravigliato perché si è parlato molto, anche quando era giovane, ha vissuto da studente anche nei vari ambiti di Monte Sant'Angelo, addirittura era un batterista. Io ricordo un giovincello così che suonava, perché ero un batterista, venivo dagli Bali notturni, usavo le spazio, usavo le batterie, però ha subito una metamorfosi talmente evidente che si è trasformato, non sono stato capace di riconoscervi. A prescindere da questi aspetti, io dico che questi riconoscimenti, queste manifestazioni vanno fatte, perché quando un uomo, un essere umano, si dedica, si impegna, mette tutto se stesso, e riesce a mettere in atto quel famoso imperativo categorico di Immanuel Kant, di devi dunque puoi fare, e l'amministrazione, un paese che ha la fortuna di avere un figlio così illustre, non può solamente rimanere strano e sotto, per cui siamo veramente contenti. Io pensavo che stessi in Consiglio Comunale, ma non c'era, quindi non lo conoscevo, adesso ho avuto modo di, sono venuto appositamente più per guardarlo, infatti sono grande, sono contento. Questo è un'ulteriore prova che il liceo di Monte Sant'Angelo, che gareggiava con il liceo Conte di Lucera, c'era uno spirito di emulazione. Sia Lucera che il liceo classico di Lucera, che Monte Sant'Angelo ha sempre saputo offrire i migliori cervelli, talenti che oggi operano in tutta l'Italia e l'Europa e il mondo. Abbiamo qui un segretario del liceo che è venuto appositamente, Pasquale Villotte, che conosce molti curriculum di questi giovani, per cui veramente siamo contenti che è il figlio della nostra terra. Che bisogna dire? Bisogna dire innanzitutto che un essere umano che veramente è riuscito a raggiungere i traguardi, perché il suo curriculum è pieno di iniziative, non entro nel merito perché non ho la competenza, però devo dire che questo deve essere uno spirito di emulazione per i giovani, perché ancora ci possono essere dei cervelli. Sono scia di questo grande professore scienziato, noi abbiamo oggi un'altra verità che è morta, e io voglio che lei durerà a lungo il più possibile, per far sì che ancora lei possa continuare questa ricerca. Sono stato telefonato da alcuni montanari che stanno sparsi d'Italia, perché in Consiglio Comunale abbiamo fatto questo riconoscimento, e io ebbi a dirlo alla fine, e sono costretto a ripeterlo a lei, alcuni montanari hanno detto, perché noi abbiamo il video adesso quando facciamo il Consiglio Comunale, dite al professore di non lasciare mai l'Italia. Può lavorare, può avere rapporto con tutti gli scienziati delle varie università del mondo, da quella di americana, diciamo così, della Virginia, purché non lasci il nostro territorio, perché ne abbiamo perso già tanti. Allora io chiudo dicendo che lei rimanga qui e noi le seguiremo. Un'altra raccomandazione: dovremmo essere tranquilli di non morire di questa patologia di gastro-duodena, perché ci sarà lei che ci salverà. Quindi questo è un impegno che lei dovrà prendere, perché noi siamo qui, siamo venuti da lei, quantomeno non dovremmo morire di quella malattia. Grazie. Consigliere da Forza Ripetti, Andrea. Sì, le sollecitazioni sono arrivate tante. Dopo aver deliberato il Consiglio sono arrivate tanti attestati di sostegno, dottor Maira, da parte di tanti concittadini che si sono congratulati per questo riconoscimento. Grazie, intanto saluto tutti, saluto il professore, il professor Gattuno, il sindaco, tutti quanti il pubblico, nonché tutti i parenti e i cittadini che sono qui presenti. Ma io sarò breve, giusto per fare un saluto, ma io conosco Dino Maira da sempre, ci conosciamo dai tempi dell'università, anche se sono
di qualche anno più grande, ma oltre che un'amicizia ci lega anche un affetto anche con una certa Valentina, anche, quindi ci legano anche aspetti familiari. Lo conosco da tempo e quindi un po' abbiamo percorso, indirettamente insieme a lui, visto che siamo colleghi, ho vissuto tutto il suo percorso da quando si è laureato, tutto quello che ha fatto nella sua vita professionale. E quindi magari per molti di voi rappresenta una novità, per noi che siamo del campo medico, del campo scientifico, conoscevamo e conosciamo bene tutto quello che lui ha fatto e tutto l'impegno e anche tutti i sacrifici che ha fatto, perché per raggiungere determinati obiettivi certamente bisogna sacrificarsi e lavorare tanto, e lui è stato uno di questi, e davvero siamo, come dire, come colleghi, come cittadini, come comunità, siamo orgogliosi e contenti di avere in mezzo a noi un'autorità, un'eccellenza nel campo medico-scientifico. Un po' ci ha anche, come dire, facilitato il nostro lavoro, perché io ricordo tanti anni fa con tanti bambini che avevano questi dolori addominali, questi dolori epigastrici, non riuscivamo a capire che cosa avessero, facevamo tutti gli esami, magari erano tutti normali, però poi c'è stata questa scoperta del pilone e quindi abbiamo risolto tanti problemi anche grazie a lui, visto che è stato già detto che è stato, diciamo, uno dei primi in Italia e in Europa a studiare questo batterio. Quindi grazie per quello che rappresenti per noi, ma grazie soprattutto per quello che hai rappresentato per la comunità scientifica e per le tante persone che grazie al tuo impegno e al tuo lavoro vivono situazioni di benessere. Grazie. Tanti montanari che sono presenti in tante realtà, in tanti campi continuino ad avere il rapporto con la nostra città e noi con loro, perché questo è sicuramente un beneficio, tant'è che tra le motivazioni anche che vengono citate nella delibera e anche questo attaccamento che comunque resta nei nostri concittadini, in questi montanari che vanno via, che continuano ad avere rapporti con la nostra città, e questo è molto bello. Quindi decideremo in tal senso. Passo adesso la parola al sindaco e procederemo al riconoscimento ufficiale. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Dino, mi tocca veramente trasferirti il mio affetto. Ci siamo rivisti dopo 39 anni, ho fatto il conto preciso, da quando eravamo seduti nella stessa classe al liceo. E quindi davvero per me, da una parte, insomma, una grande emozione, dall'altra un grande onore consegnarti questo riconoscimento, questo premio a un grande professore, a un grande scienziato, a un grande ricercatore che davvero dà un lustro alla ricerca italiana e poi alla città di Monte San Lazzaro. Ormai abbiamo scritto anche la pergamena, quindi non ne puoi più fare a meno. Adesso leggerò la pergamena. E quindi lustro alla ricerca italiana e alla città di Monte Sant'Angelo, come con un suo figlio, diciamo, si è fatto onore in un campo difficile e quindi ha potuto compiere una grande carriera. Quindi per noi davvero una grande gioia oggi pomeriggio, vedi la grande affluenza di amici questa pomeriggio, che testimoniano come tutti quanti noi che abbiamo seguito in tutti questi anni, anche se non ci siamo sentiti, non ci siamo visti, è veramente una vicinanza e un affetto che fa un po' dal sindaco, perché è una testimonianza di vicinanza, ma credo faccia piacere anche a te. Tanti ricordi ci vengono alla mente. Io ho non sono riuscito a trovare una foto. Volete sapere che tra i pazienti di Dino Vaiva, poi il professore, oggi li chiamo Dino, ci sono i nostri musicisti, no? Batteristi degli Stadio, che abbiamo visto anche molto 2-3 anni fa, batteristi di Zucchero, se non ricordo, e quindi
Napoleone non credeva che Di Novaio fosse stato un batterista, lo prendevano in giro, quindi mi ha chiesto aiuto e una foto, così possiamo testimoniare questa cosa. Non sono riuscito a trovare, allora non si usava, oggi i mezzi di comunicazione sono diversi, però insomma continueremo la ricerca. Allora io adesso ti leggo la nostra pergamena, poi ti consegno, sì, ci spostiamo avanti, professor Baia, adesso facciamo ufficialità. Io intanto ti do una copia della delibera comunale, perché questo riconoscimento viene dall'intero consiglio comunale, quindi da tutta la città di Monte Sant'Angelo, e quindi in forma ufficiale. Una pergamena che leggo a tutti, poi ti consegno, e ho avuto l'onore di firmare, quindi città di Monte Sant'Angelo, professor dottor Berardino Vaira, professore di Sini dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, la città di Monte Sant'Angelo, conferisce la civica benemerenza per gli studi condotti con professionalità e certosina e dedizione nella ricerca medico-scientifica, in particolare per aver codificato e sperimentato la nuova terapia detta sequenziale per l'infezione da Helicobacter pylori, attualmente in uso in tutto il mondo, portandolo all'attenzione della medicina internazionale e rendendo orgogliosa la città e gli addetti natali. Monte Sant'Angelo, 30 giugno 2015. Ricordo anche dell'artista Michele Miglionico, ricordo diciamo, dalla parte lo stemma della città di Monte Sant'Angelo con le ali dell'Arcangelo, poi il nostro protettore. Ringraziarvi e permettetemi di dedicare questo premio ai miei genitori. Al mio adorato fratello Mimmo. E alle mie adorate sorelle Rosa, Maria e Pasquale. È un po' di Londra, vive sempre dentro il mio cuore, quindi in inglese si dice last but not least a mio figlio Francesco. Allora, glielo devo perché sennò non si finisce mai con la commozione, si deve finire con un sorriso sulle labbra. Quindi io volevo dire, sindaco, ho sentito che voi avete due esigenze, per la seconda che la cittadinanza oraria, io mi candido, No, in realtà ringraziare l'assessore che oggi ci ha fatto una lezione, devo dire, eccezionale, bellissima, mi ha fatto vedere le bellezze di Monte Sant'Angelo. Pasquale, dove sei? Lì anche tu hai contribuito a portarmi poi a vedere il centro storico. Insomma, devo dire, si scopre un'Italia che tante volte noi non sappiamo esistere. Si scopre un'Italia che è un paese meraviglioso, un paese che potrebbe vivere di questo che noi abbiamo, di questo dono della natura che abbiamo e che ahimè non sappiamo sfruttare. Le notizie le abbiamo letto oggi, Pompei che si sta degradando, situazioni, io vivo a Roma, situazioni girando per la città che sono drammatiche.
Beh, insomma, questo dobbiamo trovare un po' tutti quanti lo sforzo. Non voglio fare il politico, lungi da me, voglio fare soltanto il cittadino italiano, voglio fare soltanto quello che ci tiene a essere italiano. Hai visto di noi, le cose che hanno detto sono state: non lo fate andare via, lo vogliamo qua. Non facciamo andare via il nostro patrimonio scientifico, culturale, non facciamoci fregare da nessuno. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti.